Mai dimenticare, ammonisce Giorgio Napolitano, la lezione della sanguinosa battaglia combattuta 70 anni fa per liberare l'Italia dal nazifascismo a Cassino, la città sovrastata dalla mole della famosa abbazia fondata 1500 anni fa da San Benedetto. La lezione principale, inutile dirlo, è quella della ferocia e spesso della irrimediabile irrazionalità della guerra. Il Presidente della Repubblica commemora, visitando oggi quei luoghi, il bombardamento del 15 marzo 1944 che rase al suolo la città intera. L'abbazia era già un cumulo di macerie. Da gennaio gli alleati premevano sulla cosiddetta linea Gustav tedesca per farsi strada verso Roma, liberata solo a giugno una volta vinta la resistenza nemica a prezzo della vita di 115.000 alleati, 20.000 tedeschi e 1.800 civili. 250 aerei, calcolano gli storici, gettarono su Cassino 570 tonnellate di bombe, poi vennero saccheggi e sevizie di alcuni contingenti stranieri sulla popolazione inerme. Cerimonia pubblica stamane in piazza De Gasperi per Napolitano, prima di una visita privata al cimitero polacco e all'abbazia. Non si oscuri mai in noi la coscienza di quel che ci ha dato e ci può ancora dare l'unità europea. Questa rimane la via maestra per progredire ciascuno dei nostri paesi nel nuovo mondo globale, la via maestra per lasciarci definitivamente alle spalle un passato come quello che oggi qui ricordiamo.